Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. Il prezzo del Bitcoin potrebbe essere pronto per la prossima mossa dopo quasi 2 settimane di consolidamento. L'anticipazione giunge mentre il mercato statunitense ha 3 dati macroeconomici fondamentali questa settimana: il rapporto sulla fiducia dei consumatori, l'indice Core PCE dei prezzi e i non-farm payrolls più avanti nel corso della settimana. Intel ha dichiarato che un nuovo chip per data center in uscita il prossimo anno sarà in grado di gestire più del doppio del lavoro di calcolo che può essere svolto per ogni watt di potenza utilizzata, nell'ambito di una più ampia spinta del settore a ridurre il consumo di elettricità. I prezzi dell'oro hanno guadagnato grazie al recente rally del dollaro statunitense e dei rendimenti del tesoro, che hanno mostrato segni di stanchezza in vista dei dati cruciali sull'inflazione e sull'occupazione di questa settimana, che potrebbero definire le prospettive dei tassi di interesse. La coppia sterlina britannica dollaro statunitense ha avuto una minima spinta verso l'alto in ultima sessione, guadagnando lo 0,2%. L'RSI indica un'opportunità di selling. La coppia euro dollaro statunitense ha aumentato dello 0,4% in ultima sessione. Il ROC indica un'opportunità di buying. Il dollaro australiano ha guadagnato lo 0,7% contro il dollaro statunitense in ultima sessione. L'RSI indicano opportunità di buying. L'ultima sessione ha visto il dollaro statunitense cadere dello 0,3% contro lo yen giapponese. L'indicatore stocastico sta dando un segnale sell. Lavoro di costruzione svolto dell'Australia sarà rilasciato all'1,30 GMT. Vendita al dettaglio del Giappone alle 23,50 GMT. Cambio dell'occupazione ADP degli Stati Uniti alle 12,15 GMT. Clima aziendale dell'Unione Economica e Monetaria sarà rilasciato alle 9 GMT. PIL annualizzato degli Stati Uniti alle 12,30 GMT. Grande distribuzione del Giappone alle 23,50 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.